mi chiamo Stefani e faccio la pelletiera a Firenze. E sono arrivata a Firenze in 2017. E prima ho lavorato in una ditta familiare per uno stage e poi dopo, quando quello era finito, ho deciso di fare la mia attività. E così nel 2019 ho fondato Frau Lehmann, che Frau è la parola tedesca per donna o per signora, e Lehmann è il mio cognome. E la formazione di pelletteria l'ho fatta a Berlino dal 2013 e poi per 3 anni. E anche lì ho lavorato già un po' per conto mio, però dopo ho fatto lo stage qui a Firenze, allora non avevo mai un business molto Con la lanciato lì. pandemia Era effettivamente una situazione molto particolare e durante il primo lockdown l'anno scorso ho lavorato da casa, vendendo un po' online con il sito che avevo fatto poco dopo che ho iniziato Frau Lehmann, e quello mi ha un po' salvato perché qualcuno che voleva venire nel 2020 a Firenze, così ha comprato online perché loro volevano passare da me, che non potevano, e hanno capito la situazione difficile, per sostenere piccole imprese. Qualcuno mi ha comprato delle borse, per fortuna. E adesso ha un po' ripreso piano piano, però rimane sempre molto difficile. Ho molto meno da fare che nel mio primo anno di attività. Però almeno posso continuare a lavorare anche in zona rossa dietro porte chiuse. Ho scelto un mestiere un po' per caso. Ha iniziato come un hobby e ho iniziato con la stoffa, volevo fare i miei vestiti, ma era troppo difficile. Allora ho fatto delle borse in cotone per amiche, per la famiglia. E piano piano ho iniziato di lavorare anche la pelle.